circo. Al circo si canta, come abbiamo dimostrato prima con la nostra fantasia. Al circo c'è il clown e c'è sempre un clown che canta. Mi chiedi ancora cosa c'è, ma se sei triste come me, oh no, può capitare, e meno male che non stavi bene neanche te. Lo schifo di locale, almeno qui fuori si può respirare, parlare senza urlare e nella notte camminare solo io e te. Guarda quel cane come attento, chissà che cosa sente nel vento la notte o questo grande silenzio. Ma perché non ci fermiamo? È da troppo che viviamo obbligati tra la gente, buttati per caso vivi, ma per niente non ci siamo più fermati. Faccia a faccia nel silenzio come adesso io e te, per sentirci abbandonati, ma forse un po' più liberi, padroni di niente. Torneremo domattina ancora tra la gente, per adesso stiamo zitti così, solo io e te. E parlavano più piano, soli, sperando che la notte non finisse il silenzio, li portasse lontano, più lontano, così lontano. Magari dentro un film, di quelli belli che ti fanno star male e poi quasi senza parlare dammi ancora un altro bacio e ha deciso di tornare obbligato. Forse un po' più
Lucio Dalla. Lucio Dalla. Caro Pippo, ti sei mai truccato da clown col naso finto? Sto prendendo seriamente in considerazione un cambio totale della mia attività, perché mi sto divertendo comunque. Hai la voce un po' nasale. Beh, per forza di cose, c'è un pomodoro che mi sta stringendo proprio. Senti Lucio, se tu potessi essere un mago e fare un grande gioco, un grande atto di magia, ti cambieresti in che cosa e in chi? Ma guarda, la cosa bella dei cambiamenti è che in fondo uno si può cambiare quando vuole. Certo. In realtà io sono contento come sono, mi cambio adesso, mi levo il naso, però anche questo cambiamento mi ha divertito moltissimo. Quindi l'importante è cambiare, non essere mai fermi, non cristallizzarsi. Sempre... Esatto. E chi vorresti cambiare invece? Uno che ama cambiare, gli piacerebbe cambiare tutto quanto, anche le regole del gioco, anche le cose più importanti. Adesso non sembra sembra quasi un modo di dire, o dire le cose popolari, ma anche per esempio cambiare la violenza nella pace, cioè certo, la tranquillità, però anche un po' di disordine ci vuole, insomma, cioè, vivere la vita per quella che è bella. Lucio Dalla. Ciao Pippo. Ciao Lucio. Ciao, Pippo.